Tutti i partiti hanno bisogno di votanti, quindi devono convincere la gente che la loro linea di pensiero sia la migliore. I partiti hanno la necessità di circuire la gente tramite la televisione per ottenere il loro voto. I partiti devono convincere il pubblico che le loro idee sono più giuste rispetto a quelle dei partiti avversari. I partiti vanno in televisione con l'intento di convincere la gente che le loro proposte sono migliori, questo vuol dire circuire la gente, fare propaganda è l'attività principale dei politici. I politici sono dei mangiapane a tradimento il cui lavoro principale è di andare in televisione e convincere la gente. I politici sono bravissimi a rincoglionire la gente, sono molto allenati in questo tipo di attività, in fatto di chiacchiere sono molto preparati. I politici sono degli impostori allenati a sostenere scontri verbali e ad avvincolare la gente a parole. Il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di convincere la gente, il Movimento 5 Stelle non ha idee da imporre a nessuno, le idee del movimento sono le idee della gente. Il Movimento 5 Stelle non ha bisogno di andare in televisione per convincere la gente delle sue idee, le idee del movimento coincidono con quelle della gente. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono dei cittadini delegati dal popolo del web e eseguono esattamente la volontà di chi li ha votati, non hanno la necessità di convincere la gente sulle idee del partito, perché il Movimento 5 Stelle non ha idee da imporre alla gente, fa sue le idee e la volontà della gente. Non ha senso per il Movimento 5 Stelle scontrarsi in televisione con dei politici che hanno l'unico scopo di dover tirare l'acqua al proprio mulino, il Movimento 5 Stelle rispetta la volontà dei cittadini espressa democraticamente tramite la rete e non deve convincere nessuno. La sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!